Grazie Presidente, cari colleghi, signora Ministra e cara Cecilia. In primo luogo esprimo il cordoglio da parte per le vittime di Conakry, da parte dell'ALDE e anche dei 30 parlamentari africani che fanno parte della rete liberal-democratica all'interno dell'Assemblea ACP, con i quali ci siamo riuniti la scorsa settimana per discutere anche della situazione della Guinea, insieme tra l'altro al Presidente del Partito Liberale della Guinea, partito che è stato toccato direttamente purtroppo dalle violenze. Sulle cose da fare, rispetto ad alcuni temi che sono già stati citati dalla Presidenza svedese, la nostra richiesta è la seguente. Innanzitutto, insieme ai partenari dell'Unione Africana, insistere per il rilascio dei prigionieri e dei dirigenti politici che sono tuttora detenuti. In secondo luogo, insistere per avere elezioni libere e democratiche senza la partecipazione dei membri del Consiglio nazionale per la democrazia e lo sviluppo. In terzo luogo, invito a prendere delle sanzioni mirate senza troppa prudenza, nel senso che noi dobbiamo comunque dare un segnale molto chiaro tenendo conto delle atrocità che sono state commesse. Quarto punto, solleviamo anche noi il problema dell'accordo di pesca. Come ALDE abbiamo votato contro in Commissione Pesca, contribuendo ad avere questa maggioranza per bloccare per quello che ci è possibile l'accordo. Crediamo che questa sia un'altra decisione importante che ci aspettiamo dal Consiglio. In quinto luogo, procedere a programmi di assistenza mirati alle vittime, soprattutto alle donne che sono state vittime di stupro e che hanno senz'altro bisogno di un aiuto dedicato particolare. E infine la questione della giustizia, non soltanto una commissione d'inchiesta internazionale per noi è cruciale, ma anche il coinvolgimento pieno del Tribunale Penale Internazionale. Riteniamo che se c'è un significato a cui possono dare le vittime di Conakry è quello di sancire una volta di più che giustizia deve essere fatta e che persone che compiono crimini di questo genere in Africa o altrove non possano farla franca. Grazie. Grazie.